Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Alla centrale di Suviana ritrovato anche l'ultimo disperso nell'incidente, sale a 7 il bilancio delle vittime. Medio Oriente, Hamas, stop ai negoziati, il ministro della difesa israeliano Gallant pronti a reagire a un attacco dell'Iran. Via libera dell'Ecofin alla direttiva Case Green, obiettivo emissioni zero entro il 2050. Torino, 12.000 persone che sfilano sindacati e istituzioni per Mirafiori. Laurea honoris causa, Mattarella, Trieste, università libere anche in dissenso col potere, dice il capo dello Stato, sia alle reti internazionali tra gli atenei. Calcio, bella serata ieri per l'Italia, in Europa l'Atalanta affonda il Liverpool, pari esterno della Fiorentina, la Roma il primo round del derby con il Milan, stasera torna la Serie A. Tennis, Sinner in campo tra poco ai quarti di finale di Monte Carlo contro Rune. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Cominciamo subito andando alla centrale elettrica di Suviana, dove è stato recuperato anche il corpo dell'ultimo lavoratore che era rimasto disperso dopo l'esplosione. Le indagini si stanno muovendo lentamente per cercare di comprendere la catena delle responsabilità. Vincenzo Garzillo, 68 anni, napoletano, mancava ancora lui all'appello dopo la strage di Bargi e dopo ore di complesse ricerche il suo corpo è stato recuperato. L'uomo era in pensione da un anno ma era diventato consulente di una società di ingegneria. È la settima vittima accertata dunque della strage nella centrale idroelettrica di Bargi. Sui corpi sarà eseguita l'autopsia. Si indaga per disastro e omicidio colposo. La procura, che deve accertare le eventuali responsabilità, si sta concentrando in particolare sulla catena di subappalti. 4 i feriti ricoverati in ospedale e fuori pericolo di vita Jonathan Andrisano, l'operaio di 35 anni ricoverato in rianimazione al Sant'Orsola di Bologna. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo all'estero, cominciamo con il Medio Oriente. Hamas non intende proseguire i negoziati per l'accordo con Israele, lo hanno riferito poco fa funzionari di Hamas al quotidiano libanese Al-Akhbar, considerato vicino ad Hezbollah. Intanto colloquio nella notte italiana tra i ministri della difesa israeliano Gallant e quello americano Austin. Un attacco diretto dell'Iran comporterà una appropriata risposta da parte di Israele, ha detto Gallant, al quale il segretario della difesa americano ha garantito il sostegno degli Stati Uniti. Ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Adesso invece andiamo con gli aggiornamenti sull'altro fronte, quello dell'Ucraina. Altri morti e gravi danni nell'ennesima ondata di attacchi alle infrastrutture del paese. It's impossible to comprehend why allies cannot find additional batteries. Il devastante attacco russo alla centrale energetica di Tripilia non avrebbe avuto successo se avessimo avuto i missili Patriot necessari a difenderla. È un fatto, quello denunciato dal ministro degli esteri di Kiev Kuleba, che misura soprattutto la frustrazione di una difesa sempre più difficile. Proprio nelle stesse ore lo speaker della Camera statunitense Johnson è tornato al negoziato per cercare di far uscire dalle sabbie mobili della Camera i finanziamenti per l'Ucraina e per Israele. Ma credere ad un esito favorevole a Zelensky oggi pare davvero difficile. Intanto i danni umani e materiali si sommano. Mentre Tripilia veniva azzerata mettendo a rischio energetico la stessa capitale, altri 4 impianti venivano danneggiati nell'est, nell'area di Kharkiv, ma anche a Mykolaiv, nel sud a Odessa e poi nella stessa Kryvyi Rih, che è la città del presidente Zelensky, ma soprattutto l'ultimo grande polo metallurgico prima di Zaporizhia e del confine di guerra del Dnipro. Gigi Donelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora torniamo in Italia, andiamo a Torino per la giornata di sciopero generale di 8 ore proclamato dai sindacati metalmeccanici per la prima volta insieme dopo diversi anni in piazza insieme alle istituzioni per chiedere il rilancio dell'automotive e in particolare di Mirafiori. Ci colleghiamo con Torino e con Filomena Greco che ci racconta come sta andando. Buongiorno.
Sì, la manifestazione si è conclusa da pochissimi minuti, infatti se, ci sono, insomma, si sta no, smontando le strutture che hanno accolto, diciamo, gli interventi dei segretari nazionali metalmeccanici, lo dicevate anche voi, una manifestazione unitaria dopo tanti anni, con le delegazioni anche delle aziende in crisi del settore auto, è aperta anche all'associazione dei quadri e poi le delegazioni di lavoratori che arrivano da tutta Italia, perché la questione dell'automotive è una questione nazionale, non solo naturalmente una questione di Torino, ed è stata una manifestazione aperta alle istituzioni, hanno infatti partecipato il sindaco di Torino, il presidente della regione, vari esponenti politici, il vescovo di Torino all'inizio della manifestazione, lo abbiamo insomma visto attraversare il corteo, quindi è stata una adesione molto ampia, perché il momento è un momento molto difficile. Al centro di questa mobilitazione c'è la questione industriale, i volumi produttivi di Stellantis in calo e le prospettive per il futuro, però su questo punto in particolare, sulla questione industriale, vi farei sentire il contributo di Ferdinando Uliano, il segretario nazionale della FIMCISL. Abbiamo visto che l'azienda ha pubblicato i dati dell'anno scorso dove c'era un incremento del 10%, ma i primi tre mesi parlano di un meno 50% per 4 stabilimenti di auto su 5. E Mirafiori parla di un crollo determinato dalla 500 elettrica che di fatto ha dimezzato la produzione e un fermo produttivo di 3 modelli Maserati e 2 che non stanno facendo crescere i volumi. Ecco, alla manifestazione hanno virtualmente partecipato anche le associazioni datoriali, l'Unione Industriale di Torino, c'era anche il Presidente della Camera di Commercio. Nel corso del 2024, se non cambia nulla a livello nazionale, i volumi produttivi di Stellantis in Italia sono destinati a scendere. La questione industriale è una questione ampia che riguarda il settore dell'auto, ma che ha poi delle ricadute pesanti, perciò c'è grandissima attenzione da parte di tutto il mondo imprenditoriale, anzitutto torinese. La questione, lo sappiamo, è al centro del tavolo Stellantis voluto dal ministro Urso, però l'idea diffusa che è emersa anche con forza oggi è che le polemiche tra governo e Stellantis di questi giorni, lo avete probabilmente letto sui giornali e sentito in radio, le polemiche sul presunto arrivo di un produttore cinese in Italia che hanno fatto molto arrabbiare Tavares e che continua a essere un'ipotesi invece sostenuta dal ministro Urso, ecco, queste polemiche possono allontanare in realtà l'attenzione dall'obiettivo vero. Su questo sentiamo Michele De Palma, il segretario nazionale della FIOM. Io credo che in questo momento noi ci dobbiamo sottrarre ai veti incrociati tra l'amministratore delegato ed il governo. Penso che vada aperta una trattativa a Palazzo Chigi in cui a partire da Torino si torni a progettare e a produrre 200.000 veicoli per farne in Italia almeno 1 milione di auto. Questo ci permetterebbe di poter guardare al futuro garantendo la dignità del lavoro alle persone. E grazie a Filomena Greco da Torino, questo dunque il racconto dalla città di Mirafiori, però i temi dell'auto rimbalzano anche inevitabilmente da Torino a Milano, dove si apre il G7 Trasporti. Allora da Milano in diretta Andrea Ferro. Buongiorno da Palazzo Reale, dove è in corso la sessione del G7 dei trasporti dedicata al futuro della mobilità. Ad aprire i lavori è stato il vice premier Salvini. Nel corso del suo intervento ha ribadito il sì al nucleare e le critiche all'Europa rispetto alla messa al bando dei motori tradizionali, posizione, dice, che favorisce la Cina, e su questo Salvini aveva già parlato con i cronisti all'arrivo a Palazzo Reale. Lo ascoltiamo. Non so se avete visto che alle spalle dell'uomo c'è un marchio cinese. La consapevolezza sta crescendo, è del suicidio delle istituzioni europee di questi anni, non so se per dolo o per ignoranza. E sempre sul tema dell'automotive, a proposito dell'Alfa Romeo e del modello Milano prodotto in Polonia, ha detto che dia lavoro a operai, terzisti e piccole imprese fuori dall'Italia non rende onore alla storia del marchio. Tornando all'intervento di apertura, Salvini ha attaccato chi dice no sistematicamente alle infrastrutture, atteggiamenti che in questi anni, ha detto, hanno reso difficili gli investimenti. Nel pomeriggio sono previsti gli incontri bilaterali e durante quello tra i ministri di Italia e Francia sarà firmata la nuova convenzione per il rilancio della linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Attorno a Palazzo Reale, nel cuore di una Milano tiepida e assolata, eccezionali le misure di sicurezza tra blindati e 007 antiterrorismo, e da Palazzo Reale ti restituisco la linea. Grazie dunque ad Andrea Ferro. Questa dunque è la pagina dedicata all'auto, ai trasporti, alla mobilità. Adesso
invece andiamo con le dichiarazioni del capo dello Stato Mattarella, che ha ricevuto oggi la laurea magistrale honoris causa in giurisprudenza a Trieste. Le università sono sempre state il luogo del libero dibattito, della critica, anche del dissenso nei confronti del potere, ha detto Mattarella. Dibattito, critica e dissenso devono essere collegati tra gli atenei di tutti i paesi, al di sopra dei confini e dei contrasti tra gli stati. Se si recide questo collegamento, ha aggiunto Mattarella, senza nominare il caso delle partnership universitarie contestate da alcuni atenei per quanto riguarda Israele, ha detto Mattarella, non si aiutano i diritti, non si aiuta la libertà né la pace. È arrivato oggi il via libera degli stati membri riuniti all'Ecofin con i ministri competenti all'accordo per quanto riguarda la direttiva sulle case green, obiettivo emissioni zero del patrimonio immobiliare entro il 2050. Bruxelles dà il via libera alla nuova direttiva sulle case green, ma Italia e Ungheria dicono no. I ministri europei riuniti al Consiglio Ecofin hanno confermato questa mattina l'accordo raggiunto con l'Eurocamera a dicembre sulle nuove norme per rendere il patrimonio immobiliare a emissioni zero entro il 2050. Italia e Ungheria hanno però votato contro l'intesa, mentre Repubblica Ceca, Croazia, Polonia, Slovacchia e Svezia si sono astenute. A partire dall'entrata in vigore delle nuove norme, che devono essere pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, gli Stati avranno 2 anni di tempo per recepire quanto definito dalla direttiva e presentare un piano di riduzione dei consumi. La direttiva prevede che gli Stati riducano il consumo medio di energia degli edifici residenziali del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Almeno il 55% della riduzione energetica sarà ottenuta attraverso la ristrutturazione degli edifici più deteriorati, mentre tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere a emissioni zero dal 2030. La direttiva prevede inoltre che gli Stati possano scegliere di esentare edifici specifici dalle norme, come edifici storici, luoghi di culto o edifici di proprietà delle forze armate. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13, quasi 12 minuti, pagina sportiva, calcio in primo piano. Tra gli impegni di Europa League e anche la Conference ieri sera e la Serie A che torna oggi, Carlo Genta. Ciao Carlo. Ciao Alessio. Beh, ieri abbiamo ballato tra un'impresa storica, quella dell'Atalanta ad Anfield Road, lo 0-3 in casa del Liverpool, e una parziale sorpresa, la vittoria della Roma, che ha giocato un grande primo tempo soprattutto contro il Milan. Nel secondo, partita di resistenza per i giallorossi, che però hanno meritato questo 0-1 che li avvicina a un traguardo come la semifinale di Europa League. Fiorentina partita senza squilli sul campo di Vittoria Pilsen, 0-0, però con ampie possibilità di passaggio del turno, quindi direi solo buone notizie per il calcio italiano, milanisti a parte, ma quello è un derby. Poi oggi ci dedichiamo al tennis, perché come vedi dovrebbe iniziare schermi, come di consueto ormai a quest'ora. Vedi se hai sintonizzati gli schermi opportuni, vedrai che Sinner sta palleggiando contro Rune. È iniziato, trovato? Quindi. No, l'ho trovato. Ancora. Stanno facendo riscaldamento. Facendo riscaldamento, però siamo in orario e siamo in partita con Sinner, che è l'unico italiano rimasto in gioco dopo l'eliminazione di Musetti e di Sonego, però è anche l'italiano più qualificato magari per portarsi a casa un altro titolo, il Master 1000 a Monte Carlo. Intanto 1-0 per Rune dopo il primo game, che però serviva il norvegese, insomma. Siamo alle schermate, siamo al riscaldamento, come abbiamo detto prima. C'è tempo. Grazie Carlo, ci ascoltiamo più tardi con tutti i convocati e con gli aggiornamenti anche durante effetto giorno, ma soprattutto durante tutti i convocati della partita di Jannik Sinner. 13:40 in questo momento. Facciamo il break, ritorniamo tra poco. Buddy è in app, al telefono o dove ti è più comodo. E avere una risposta anche di notte. E parlare con un consulente anche per gli investimenti, fino alle 22 e il sabato fino alle 14. È un agente che viene a trovarmi anche a casa. Buddy, essere liberi di scegliere come, dove e quando essere serviti dalla banca. Apri ora il conto corrente Genius Buddy, in promo a canone zero anziché 2,90€ se lo richiedi entro il 28/2/2025. Pubblicità, Buddy è la filiale remota di Unicredit S.p.A. Info e costi nei documenti informativi nella sezione trasparenza su buddyunicredit.it. Brignani!
Ehi, si fermi, Brignani! Ma chi è? Ma è sempre lei, ma che vuole? E sono rimasto a piedi, mi darebbe un passaggio? Se non si può evitare, salga. Grazie, bello, comodissimo. Il furgone del mio amico, mica è così. E digli di comprarsi un Daily. Sedili in memory foam, sospensione pneumatica adattiva Air Pro e cambio automatico iMatic. Lo voglio pure io, Brignani. La risposta è sempre Daily. E comunque sono Brignano. Iveco Daily in pronta consegna subito tuo con Iveco incentivi. Scoprilo in concessionaria o su iveco.it. La risposta è sempre Daily. Una cittadina tranquilla. Mamma, la connessione! Preparatevi per Mamma, ho perso la rete. La tua rete è un film tragicomico? Prova gratis Eolo. Sarà amore a prima connessione. Condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese. Ci sono squadre dove giocare sono i proprietari. Sì, sono le cooperative, nate dall'unione di persone che diventano imprenditori di se stessi per migliorare la comunità. E Confcooperative le tutela tutte. Contatta la sede più vicina. Confcooperative.it. Almeno la logistica falla facile. Scegli ModulBlock. ModulBlock.com. Vi presenta Strade in diretta. Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale ovest di Milano, code per un incidente da poco avvenuto tra Settimo e Levigevanesi in direzione Bologna. Sulla A9 lainate Como Chiasso, code a tratti per i cantieri tra Como Centro e Chiasso in entrambe le direzioni. Diversi disagi per lavori anche in Liguria. Incolonnamenti si verificano sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada verso Gravellona e sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Ci spostiamo in Lazio per segnalare alle porte di Roma code anche oggi per il cantiere sulla Pontina all'altezza di Castel di Decima in uscita dalla capitale e per un incidente incolonnamenti in tangenziale est a Roma tra Corso Francia e Viale Somalia in direzione San Giovanni. Vi segnaliamo infine che nelle Marche la strada di grande comunicazione Grosseto-Fano è chiusa per incidente poco prima di Fano, zona industriale Bellocchi, in direzione Fano. Da Radio Traffico vi saluta Dario De Simone, ma Strada in diretta tornerà tra mezz'ora circa. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Alla centrale di Suviana ha ritrovato anche l'ultimo disperso nell'incidente. Medio Oriente, Hamas, stop ai negoziati. Il ministro della difesa israeliano pronti a reagire a un attacco dell'Iran. Via libera anche da parte dell'Ecofin alla direttiva Case Green. A Torino in 12.000 per difendere Mirafiori sfilano sindacati e istituzioni. A Milano si apre il G7 dei trasporti. Calcio dopo le gare di Europa e Conference League, stasera torna la Serie A in tennis, Sinner in campo ai quarti di finale di Monte Carlo contro Rune. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre se volete scrivere per commentare le notizie di oggi. Allora, ripartiamo chiudendo questa settimana occupandoci di nuovo della situazione internazionale, lo facciamo insieme a Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, che saluto e ringrazio. Di Lido, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno e un caro saluto ai radioascoltatori. Allora, le ultime notizie per quanto riguarda la situazione medio orientale, per iniziare, sono non positive, anzi, Hamas non intende proseguire i negoziati per l'accordo con Israele, lo hanno riferito funzionari di Hamas al quotidiano libanese Al-Aqba, considerato vicino ad Hezbollah. E poi quindi diciamo c'è uno stop anche formale, si è parlato del fatto che si fossero perse un po' anche le tracce degli ostaggi da parte di Hamas, potrebbero anche essere morti, questo era un tema su cui si giocavano i negoziati con Israele. D'altra parte, sul fronte iraniano, le altre notizie che arrivano di Lido sono la telefonata tra il ministro della difesa Gallant e quello, l'omologo americano Austin, un attacco diretto dell'Iran, concordano i due, comporterà una appropriata risposta da parte di Israele. Questo l'ha detto Gallant, ma Austin ha offerto il sostegno americano. Le chiedo come vanno lette queste dichiarazioni della notte, partirei da qua. Perché mi sembra che aprano, quanto avvicinano, anzi le chiedo, di Lido, un conflitto regionale in Medio Oriente che a questo punto, diciamo, fino ad oggi era rimasto circoscritto a Gaza, salvo poche eccezioni. Ma queste dichiarazioni Gallant e Austin invece cosa ci fanno pensare? Diciamo che a livello politico il conflitto
c'è già a livello regionale ed è iniziato all'indomani del 7 ottobre. A livello militare invece è stato circoscritto appunto alla striscia di Gaza, alla West Bank e parzialmente al Libano, naturalmente senza dimenticare il Mar Rosso che pur sui generis è un fronte di questo conflitto allargato. Il rischio di un attacco iraniano e di una risposta israeliana è concreto e purtroppo non possiamo escludere che se questa fattispecie si realizzi la situazione di stabilità e dal punto di vista poi del contagio militare possa allargarsi ancora di più. Quali sono i fattori che remano a favore di un contenimento della crisi? Innanzitutto il fatto che l'Iran non vuole andare ad un confronto diretto con Israele e con gli Stati Uniti perché sa quali sarebbero le conseguenze di una cosa del genere, e dall'altra parte però non può rimanere indifferente a quello che ha subito a Damasco. Quindi una risposta ci sarà, e se ci sarà una risposta di tipo ibrido, magari utilizzando un proxy, cercando di evitare in tutti i modi un'attribuzione diretta e incontrovertibile della propria responsabilità. A quel punto Israele si troverebbe nella situazione di dover dare una risposta e fare una rappresaglia commisurata a questo tipo di azioni. Ci muoviamo sempre lungo il filo del rasoio, purtroppo, però diciamo che i rischi di escalation non sono assolutamente da sottovalutare. Di Lido, le propongo anche una riflessione oggi in questa giornata dove le notizie sono meno incalzanti da un certo punto di vista, ma proviamo a fare un ragionamento, come sempre, non per cercare di convincere qualcuno ma per aprire qualche riflessione. Mi sembra che Israele si stia spingendo in un baratro dove la guerra è l'unica strada percorribile, che ci sia questa radicalizzazione ormai non è che lo dico io, ma lo dice Biden quando chiede la de-escalation, lo dice l'Europa, lo dicono i voti all'Assemblea Generale dell'ONU con la maggioranza dei paesi che chiedono l'ingresso di aiuti umanitari, la politica dei due stati anche per i palestinesi. E se qualcuno potrebbe pensare che questa posizione è una posizione di matrice democratica che non riguarda tutto l'arco politico, non è così, perché pensiamo a Ursula von der Leyen che ha più volte chiesto il cessate il fuoco, pensiamo al premier britannico Rishi Sunak che ha detto a Gaza un numero inquietante di vittime civili. Insomma, è questo, mi sembra, che l'orientamento un po' diffuso. Allora, io le chiedo però, visto che questo siamo a livello di dichiarazioni, cosa deve succedere di Lido? Cosa deve accadere affinché le cancellerie occidentali, non so che espressione utilizzare, che stacchino la spina al governo Netanyahu, cioè diano un'impronta ancora più decisa in questa direzione, oppure dobbiamo farci trascinare in questo baratro tutti, perché il rischio di un conflitto ancora più esteso c'è? Guardi, andrò dritto al punto. La linea israeliana non ha subito modifiche dal 7 ottobre in poi, quindi neutralizzazione totale di Hamas e di qualsiasi altra minaccia alla sicurezza israeliana ad ogni costo, compreso quello di enormi e giganteschi danni collaterali, però mi viene difficile chiamarli danni collaterali a questo punto della guerra, ma li chiamerei purtroppo costi umani ritenuti accettabili da Israele, e mi riferisco alle vittime civili nella striscia di Gaza. Certo. Detto questo, sappiamo che la situazione che il governo Netanyahu ha impostato sullo stato di guerra permanente della sua sopravvivenza politica, ma tengo a dire agli ascoltatori che non è una caratteristica peculiare soltanto di Netanyahu. Netanyahu l'ha estremizzata e l'ha legata alle sue vicissitudini personali, dal punto di vista politico intendo, ma è una caratteristica dello Stato di Israele da quando lo Stato di Israele è nato, una condizione di perenne conflittualità che adesso ha raggiunto apici davvero pericolosi. Cosa possono fare le cancellerie europee? Ben poco, soprattutto se gli Stati Uniti continuano a supportare militarmente lo Stato di Israele. C'è solo un modo per fermare Israele in questo momento, e tagliare il cordone ombelicale degli aiuti umanitari, ma
con gli Stati Uniti in campagna elettorale, questo diventa un gioco pericolosissimo ed un calcolo difficilissimo che Biden al momento non è riuscito a gestire. Di lì aiuti militari intendeva forse, perché è sfuggita l'espressione. Sì, aiuti militari. Sì, ha detto aiuti umanitari, è stato un lapsus. No, mi scusi. Sì, sì. Aiuti militari. Perché siccome in ballo ci sono anche quelli, è chiarissimo. Quindi questa è l'ultima, diciamo, frontiera che rimane. Perché mi sembra che davvero le menti più lucide, insomma, stiano individuando questa radicalizzazione del governo Netanyahu, e bisogna fare qualcosa, credo, per uscirne, insomma, senza, come dice questo ascoltatore, il rischio di giustificare Hamas, farlo risultare come vincitore e rafforzare il suo potere. No, assolutamente, assolutamente no. Non può essere questo Hamas l'intento, ma non può neanche essere l'idea che perché credo che sotto di Lido, le faccio anche questa, le propongo questa riflessione, sotto questa, diciamo, opinione radicalizzata che è un po' in minoranza, c'è anche nelle opinioni, in alcune opinioni pubbliche occidentali, pensiamo anche sui social quanto la difesa di Israele radicalizza e polarizza in alcune menti, ci sia l'idea che il mondo musulmano è in guerra con noi, loro sono l'avamposto, Israele, di questa guerra, e quindi tutto è concesso sul fronte di questa guerra. Ma credo che col mondo musulmano dobbiamo avere relazioni di tanti tipi, cioè se no ci comportiamo noi come l'ISIS, che la guerra la vuole veramente. Cioè, guardi, io non credo in nessun conflitto di civiltà, ecco, come qualcuno, o tra religioni, come qualcuno vuole far crederci. Qualcuno di molto più importante di me, cioè gli antichi romani, sostenevano che la religione è uno strumento di potere, quindi può essere utilizzata in un discorso politico che però è squisitamente governativo. Quindi io credo che ci possono essere dei momenti storici in cui ci sono interessi convergenti tra stati, inclusi stati musulmani, e momenti invece in cui questi interessi divergono. Detto questo, Israele secondo me non si è reso ancora conto di quanto questo suo atteggiamento abbia praticamente consegnato la vittoria narrativa già ad Hamas, perché non si parla più del tremendo attacco che hanno subito, ma solo di quello che Israele sta facendo a Gaza, e questa è una sconfitta tremenda per Israele, autoinflitta. Però senta, l'ultima cosa di Lido gliela chiedo però velocemente, perché poi il tempo scorre, un punto anche sulla situazione in Ucraina. La notizia più importante in questo fine settimana mi sembra che sia la riforma della leva e il fatto che scende la coscrizione obbligatoria da 27 a 25 anni, una riforma votata dal Parlamento ucraino, perché mancano uomini. Sì, mancano uomini, si è abbassata l'età e si sta pensando, si sta lavorando per poi eventualmente fare una nuova ondata di mobilitazione. Non è semplice, perché il popolo ucraino è un po' diviso su questa misura, ma soprattutto è vero che mancano uomini, ma manca anche come equipaggiarli, come armarli e come metterli in condizione di operare al meglio. E questa è una responsabilità che non è solo ucraina, ma è anche dell'Occidente. Se noi vogliamo effettivamente sostenere l'Ucraina, dobbiamo fare in modo che questi nuovi uomini che andranno sul campo di battaglia potranno difendere il loro paese nella maniera più efficace possibile. Ad ogni azione corrisponde una reazione. Se noi vogliamo che l'Ucraina riconquisti la sua integrità territoriale, dobbiamo metterci in condizione di farlo e mettere mani al portafoglio. Se ci sta bene una situazione di stallo, continuiamo con quello che stiamo facendo. Siamo padroni del nostro destino, al di là di quello che certe volte l'abilissima macchina propagandistica russa vuole far crederci. Grazie Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali. E va bene, quando sono le 13:27 minuti e 40 secondi, apriamo una piccola pagina di aggiornamento su una vicenda di cui abbiamo parlato, una vicenda che ha a che fare con gli allevamenti italiani e con la filiera suinicola, che è in allarme per la peste suina africana, un'infezione, lo ricordiamo ancora una volta, mortale per i maiali, ma che non comporta nessun pericolo sanitario per l'uomo. E tuttavia, dato che si continuano a ritrovare capi selvatici sempre più nelle vicinanze degli allevamenti, il rischio è che l'Italia e queste zone vengano classificate come zone dove non si può più esportare, e questo sarebbe un grosso problema economico per queste filiere. Se ne occupa la puntata di questa settimana di Madre Terra, l'agricoltura in podcast di Rosanna Magnano, che ha sentito Davide Calderone, direttore generale di ASSIC, Associazione Industriale Carni e Salumi. Sentiamo.
Da 1 a 10 siamo preoccupati 10, perché la malattia è una malattia molto difficile da debellare e una volta che diventa endemica in un territorio appunto diventa problematico e bisogna conviverci. Il problema grosso è quello delle limitazioni al commercio dei prodotti, soprattutto verso i paesi terzi. Dal vostro punto di vista è stato fatto abbastanza per prevenire la diffusione di questo virus? No, non è stato fatto abbastanza perché le misure messe in campo si sono rivelate del tutto fallimentari. Prova ne sia che da 2 anni e 2 mesi a questa parte i contagi sono aumentati moltissimo e le zone coinvolte altrettanto. Quindi la situazione non è sotto controllo, anzi per quanto ci riguarda è purtroppo fuori controllo, perché i risultati parlano da soli. I casi sono migliaia nel suino selvatico, nel cinghiale. Evidentemente le misure messe in atto non sono sufficienti. Ora che soluzioni proponete? Senza un'opportuna recinzione, senza contenimento delle aree in cui si trova la malattia, non ha senso fare un depopolamento dei cinghiali, cioè bisogna diminuire il numero sicuramente, questo è un obiettivo fondamentale, ma contestualmente bisogna evitare che gli animali si disperdano, perché disperdendosi gli animali si disperdono le infezioni. In questo momento che le zone si sono allargate molto è fondamentale proteggere i distretti a forte vocazione suinicola. Così dunque l'estratto del podcast Madre Terra di Rosana Magnano, dedicato appunto a questa vicenda della filiera suinicola in Italia. Adesso, quando sono le 13.30, invece ci fermiamo, tra poco ritorniamo, 349-238-6666 e al rientro, dopo l'informazione di borsa, la classifica delle migliori notizie della settimana, tra poco. Non lo ripeteremo mai abbastanza, con gli Eco Days Ford raddoppia la rottamazione statale. Nel senso che oltre agli incentivi statali ci sono anche gli incentivi Ford. E poi c'è il vantaggio del tasso zero. Vai su Ford.it. Non te lo far ripetere, eh? Dai, proviamo il nuovo sistema. Occhi fissi sul fatturato. Vai, controlla il magazzino. Marca stretto i costi. Un tocco e vai in rete. Bravo. Mister Spalletti, che ne dice? Che gestionale. Per un'impresa vincente, metti in campo i software Team System, ora potenziati dall'intelligenza artificiale. Vai su teamsystem.com e scegli il premium partner delle nazionali italiane di calcio. Team System, l'impresa che semplifica la tua. Da Arca Planet trovi tanto di più a tanto di meno. La promo che moltiplica shopping e convenienza. Se scegli 2 confezioni di Felix Cat e ghiottonerie, multipacco 80 pezzi da 85 grammi, hai uno sconto del 40% sul secondo pezzo. Corri in store o scarica l'app e vai su arcaplanet.it. A Piacenza la terza edizione della Pipeline and Gas Expo degli Utility Construction Show e l'edizione inaugurale di CyberSec Expo dedicata alla Cyber Security dal 29 al 31 maggio 2024. Info at mediapointsrl.it. Maestro Bruno, perché dovrei cambiare divano? Amadeus, perché in poltrone soffà la qualità italiana sta in ogni dettaglio. E la libertà di scelta? Beh, con oltre 80 divani e più di 300 tessuti hai possibilità di combinazioni infinite. Va bene, ma il prezzo? Prendi questo, Taviano. Fino a domenica è scontato del 40%, solo 989 euro. E sul resto della collezione la consegna è gratis. Per tutto questo e molto di più, poltrone soffà, solo divani di qualità. Verificare modelli e disponibilità in negozio. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Borse in diretta. Le borse europee rimbalzano nell'ultima seduta della settimana dopo le perdite della vigilia, questo mentre sembra più vicino il taglio dei tassi da parte della BCE. Salvo sorprese, l'Euro Tower dovrebbe cominciare ad abbassare il costo del denaro a giugno, continuando a seguire un approccio basato sui dati, ma in modo indipendente dalla Fed, che potrebbe invece tagliare dopo l'estate. Riflettori anche sull'inizio della stagione delle trimestrali americane, con i conti di Citigroup, JP Morgan e Wells Fargo sotto i riflettori. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari salgono di oltre 3 punti Saipem e Amplifon, con gli analisti positivi sui trend di lungo termine. Bene le utility, mentre le banche, dopo le perdite della vigilia, tornano in territorio positivo. Sul valutario continua a indebolirsi l'euro, che scivola a 1,06 dollari. Torna a crescere l'oro, che sale sopra i 2.400 dollari. Infine, petrolio in rialzo, mentre lo spread è in calo a 135 punti. Stefania Arcudi, da Radio Corp, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
L'occasione perfetta trova sempre la sua strada. Guida Volvo XC40 Mild Hybrid con noleggio a lungo termine a privati. Canone mensile a partire da 350 euro, 8.000 euro di anticipo, durata 36 mesi e 100.000 km inclusi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, offerta valida dal 1 al 30 aprile, riferita a XC40 B3 Mild Hybrid Automatico Essential Model Year 25, salvo approvazione di Arval Service Lease. Importi IVA inclusa, servizi inclusi e limitazioni su volvocars.it, sezione offerte a noleggio. Squarna? A scarna? Sguarna? Non importa come lo dici, conta quello che fa e come lo fa. Il robot tagliaerba Husqvarna rende il tuo prato perfetto ogni giorno in totale autonomia e senza emissioni. Vai sul sicuro. Oltre 3 milioni di persone lo hanno già scelto per l'affidabilità. Comunque si dice Husqvarna ed è in offerta. Visita husqvarna.com. Pensa al domani, agisci ora. Scegli Etica SGR, un investimento per te, per il tuo futuro, per il futuro del pianeta. Scopri di più su eticasgr.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione, leggere prospetto e KID. Eugenio della Lampada! Eccomi, Valerio. Allora, vorrei qualcosa di più smart per la pausa pranzo. Sì. La spesa e il delivery. Mm. Che mi faccia risparmiare sulle tasse della mia azienda. Magari in app o card? Bravo! Ma Valerio, esiste già! Ticket Restaurant, la soluzione geniale per la deduzione fiscale. Ah, vabbè, allora vado su ticketrestaurant.it. Effetto giorno. 13:35 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Andiamo subito, ripresa la diretta, ad ascoltare il commento di oggi del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. La riunione dell'Eurogruppo ha il sapore di un non possumus detto a mezza bocca dai leader europei che guardano ormai al voto di giugno. E alla nuova Europa che gli elettori decideranno di disegnare appunto nelle urne delle elezioni europee. Il PNRR è attuato a metà dagli Stati UE. L'Europa deve ancora trovare il sistema definitivo per finanziare la svolta digitale, quella green e quella magari verso la difesa comune. Il ruolo della Banca Europea degli Investimenti potrebbe cambiare, così come dovrebbe cambiare quello del PNRR, compresa la sua data di scadenza, che è comunque oggetto di negoziato. Ma ciò che più conta ormai è l'evidente confronto fra falchi e colombe a proposito di eventuali emissioni di eurobond, quindi forme di debito comune, con cui finanziare le priorità europee a partire appunto dalla difesa comune, o magari anche a partire dall'unione bancaria, compreso un fondo unico di garanzia dei depositi europei su cui la Francia vorrebbe fare uno strappo che possa mettere in campo anche forme nuove di gestione del risparmio su scala europea, magari legate al welfare, in modo da smobilizzare quei 10.000 miliardi che oggi sono fermi nei conti correnti delle banche europee. E oltre 1.500, ricordiamolo, solo in Italia. Però è evidente che sono sfide non da poco e non per istituzioni europee ormai in scadenza. La campagna elettorale però dovrebbe essere giocata proprio su questi temi, ma chissà perché sembra che si parli di tutt'altro. E allora, eccoci qua con le migliori notizie della settimana, le buone notizie scelte per voi, quelle che ci fanno dire sì, yeah, eccole qua, eccole qua. Allora, partiamo dal quinto posto, ne abbiamo già parlato ma non poteva non essere in classifica. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha accolto il ricorso presentato contro la Svizzera dall'associazione, questa volta saremo precisi, che si chiama Klima Signorinnen, in tedesco Le Anziane per il Clima, e ha stabilito, come ormai saprete, un nesso tra cambiamento climatico e diritti umani. Loro si definiscono, con un po' di senso dell'ironia, dell'autoironia, le esperte in vampate di calore. Sono signore in una certa età perché dopo l'ondata di calore, la prima nel 2003, tante persone anziane sono decedute, hanno avuto importanti problemi di salute. Ci sono studi scientifici che collegano, che confermano il fatto che le donne sono più vulnerabili al cambiamento climatico. Ebbene, i giudici hanno dato ragione a queste donne dicendo che il governo svizzero deve impegnarsi di più per fare qualcosa per mitigare questi cambiamenti climatici o per contenerli, insomma uno stimolo a fare di tutto, di più. Molto bene. Al quarto posto un'altra notizia di cui abbiamo già un pochino parlato e che riguarda l'ambito dell'intelligenza artificiale. Dopo YouTube, anche Facebook e Instagram hanno detto che sarà
obbligatorio etichettare i contenuti con un'etichetta che indichi se sono generati dall'intelligenza artificiale. Questo dovrà essere fatto dal mese di maggio. È un impegno che Facebook prende, che Instagram prende, però insomma speriamo che venga rispettato. Una svolta storica che va nel senso di un uso sostenibile, diciamo così, dell'intelligenza artificiale, e che è chiesto un po' da tutti i regolatori del mondo. Staremo a vedere. Terzo posto, l'annuncio, chiamiamolo così, l'annuncio è questo: la prima centrale a fusione nucleare sarà attiva a partire dagli anni 30 e parlerà anche italiano. Di cosa si parla? La fusione nucleare, destinata a diventare una realtà industriale presto, sembra che i tempi si stiano un pochino anticipando, e con un impatto che speriamo importante sul mix energetico di energia pulita e sostenibile. A parlare è stata Francesca Ferrazza, in Commissione Ambiente del Senato questa settimana, responsabile del gruppo per la fusione di Eni, ha delineato una svolta significativa in questo ambito, parlando del fatto che l'Eni è coinvolta in un significativo progetto negli Stati Uniti, uno spin-off del MIT di Boston. C'è un'accelerazione di questo processo rispetto a quelle che erano le previsioni internazionali. Insomma, entro la prima metà degli anni 30 dovrebbe essere operativa questa prima centrale a fusione nucleare. Bene, staremo a vedere anche questa. Un ottimo annuncio. Al secondo e al primo posto due notizie che riguardano l'ambito, il mondo delle università. Cominciamo con una notizia più leggerina che viene dalla Bicocca di Milano: prof e tecnici da oggi al lavoro in università con il proprio cane. Ebbene sì, questa farà contento Giulia Crivelli, la nostra Giulia Crivelli, autrice tra l'altro di un podcast sul mondo dei pet. È possibile per tutti i dipendenti da oggi andare al lavoro con cani e gatti, insomma, al seguito. Un passo in avanti sicuramente per i molti che convivono con gli animali, e che non toglie nulla a tutti quegli altri che non ci convivono. Quindi un'ottima notizia. Ma la notizia che riguarda il mondo dell'università è ve la dico tra poco. Intanto saluto Giorgio Piras, che è direttore del Dipartimento Scienze dell'Antichità e professore di Filologia Classica alla Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, l'Italia si conferma al secondo posto in Europa e settima nel mondo per quanto riguarda la classica classifica QS, il ranking della formazione universitaria. L'eccellenza più eccellente che abbiamo, non so se si può dire così, riguarda proprio l'Università La Sapienza, che per il quarto anno consecutivo si conferma prima al mondo per gli studi classici, davanti a Oxford e Cambridge. Insomma, non è poco, eh? Come a cosa è dovuto questo primato confermato, Piras, secondo lei? Ma guardi, una lunga tradizione a cui noi ci ancoriamo, che però non è mai stata limitata a se stessa, cioè ci siamo sempre aperti, abbiamo un sacco di rete internazionale, abbiamo una vasta rete internazionale, moltissimi contatti, e ci rinnoviamo laddove serve. Non è obbligatorio farlo sempre, ma laddove la tradizione, il flusso degli studi richiede delle innovazioni, noi non ci tiriamo indietro. Benissimo. Senta, ma insomma, è una conferma, però insomma, avere lì dietro Oxford e Cambridge che spingono non è una cosa da poco. Insomma, è un primato, cioè potrebbe anche non esserci questo primato, non è scontato che, siccome siamo a Roma, la città eterna, eccetera, non è, credo, no? Cioè queste atenei sono. Certo, non è scontato. Consideri che sono università prestigiosissime, quelle che sono dietro in queste classifiche, anche loro hanno un'ampia tradizione di studi classici, hanno finanziamenti molto molto consistenti, sicuramente maggiori rispetto a quelli che abbiamo noi, non hanno forse la stessa tradizione, peraltro considero che in realtà noi siamo quarti, primi per il quarto anno consecutivo, ma su 7 anni di classifica siamo stati per ben 6 volte primi, quindi è davvero molto consolidata questo risultato. Al decimo posto entra anche archeologia, sempre della Sapienza. Poi, giusto per dire, gli altri primati po' delle università italiane, diciamoli: la Normale di Pisa perde una posizione ma resta quinta in Classics, il Politecnico di Milano settimo sia in architettura che in arte design, nono in ingegneria meccanica, la Bocconi è settima in marketing. Senta però, Piras, a proposito degli studi classici, no?
si dice, si sente dire che in un mondo che cambia tanto rapidamente, così intensamente, anche cioè imparare le nuove tecnologie è importante, ma bisogna avere la mente aperta al cambiamento, e gli studi classici garantirebbero proprio, no, questa impostazione. Chiedo se è così, e questo è anche un po' il segreto degli studi classici, oppure e poi anche qual è la tendenza, no, degli iscritti, cioè c'è una tendenza a crescere? Guardi, c'è una tendenza, rispondo subito dall'ultima domanda, c'è una tendenza a crescita delle matricole. Consideri che noi abbiamo aperto anche un corso di studi interamente in inglese, anzi più di uno proprio di Classics, interamente in inglese, ci vengono studenti da tutto il mondo, abbiamo centinaia e centinaia di richieste. Quindi un'attrazione c'è per questi studi, anche se oggi parliamo di intelligenza artificiale, di cose tecnologiche, però gli studi classici tengono perché secondo lei tengono questa attrazione? Guardi, ecco appunto, ritorniamo alla prima parte della sua domanda, perché è tradizionale questa risposta, ma è fondata, cioè studiare seriamente, rigorosamente sul piano della dimensione storica consente di affrontare problemi difficili e situazioni difficili anche in periodi di crisi. Questa è la cosa fondamentale. Noi siamo abituati a studiare momenti di crisi, di passaggio nella storia. Farlo con la severità dello studio delle lingue greche e latine, quindi lingue comunque impegnative da imparare, rende davvero molto duttili i nostri studenti, molto profondi, ma pronti anche a affrontare situazioni difficili e complicate come nel mondo in cui viviamo. Questo forse è davvero il segreto, oltre al fascino in sé. Certo. Che adesso anche tutto il mondo guarda, la Cina non sa quanti studenti cinesi stanno venendo e quante richieste ci vengono dalla Cina di accordi e di visite. Anch'io andrò probabilmente tra qualche mese, quindi insomma abbiamo bisogno tra l'altro in questo periodo di accordi in giro per il mondo. Giorgio Piras, grazie, una delle nostre eccellenze italiane, il Dipartimento di Scienze dell'Antichità alla Sapienza di Roma. Break tra poco di nuovo con Giulia Crivelli in diretta Effetto Mondo. Strade in diretta. Un saluto a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per incidente sul tratto milanese della A4 tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Code per lavori sull'auto Brennero tra Vipitene e Bressanone in direzione Modena. Code per lavori anche sulla A12 Genova-Rosignano in direzione Rosignano tra Recco e Rapallo e sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Albissola e Celle Ligure in direzione Genova. Al momento è tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora. Buon viaggio. Effetto Mondo. RFK Jr. is, as you know, the most radical left candidate in the race. He's more so than the Green Party. He's more so than even crooked Joe Biden. But he's got some nice things about him. I happen to like him. Giulia, buongiorno. Buongiorno. Donald Trump, era inconfondibile. Donald Trump che commenta il terzo incomodo delle presidenziali, Robert Kennedy Jr., dice che è il più radicale di tutti i candidati di sinistra, però tutto sommato gli piace. I happen to like him. Quindi in realtà il calcolo che secondo molti analisti sta facendo Donald Trump è che alcuni democratici votino per appunto per Kennedy e quindi tolgano voti a Biden. Vedremo, perché alcune posizioni come quelle sull'aborto di cui abbiamo parlato ieri vanno sicuramente chiarite in campagna elettorale, e comunque non è ancora raggiunta la quantità di firme per permettere a Robert Kennedy di figurare con il suo nome sulle schede elettorali di tutti i 50 gli stati. Quindi molti lo danno già per terzo incomodo, però in realtà non è ancora ufficiale. Poi sui giornali si parla anche in realtà della prossima scadenza molto più seria per Donald Trump, perché lunedì cominciano le selezioni per la giuria che dovrà giudicarlo in quel processo penale per i pagamenti in nero all'ex porno star Stormy Daniels. Misure di sicurezza come raramente si erano viste a New York, con anche uso di droni per quello che sarà sicuramente un processo osservato da vicinissimo. Però poi tra l'altro sono cose
abbastanza veloci, cioè lunedì inizia la selezione della giuria, potrebbe durare anche soltanto un paio di giorni, quindi poi potrebbe iniziare appunto il processo, e quello in realtà credo sia la cosa che preoccupa Donald Trump e i responsabili della sua campagna elettorale. Devo dirti, più che sì, quasi più che da noi, perché ho visto che l'ha messa in prima pagina solo Repubblica, ha fatto molto effetto in America questa scoperta, l'ennesima scoperta di ancora un tesoro che non si era mai visto a Pompei, e questi affreschi che sono ricomparsi. Già, è vero. A proposito di studi classici, di antichità, esatto, no? Di primati, insomma, beh, cioè abbiamo Pompei, figuriamoci. È proprio la pagina, ma enorme, la foto enorme sul, sì, Wall Street Journal, che appunto dice Pompei ancora riesce a stupire con queste bellezze che riemergono, tra l'altro anche in uno stato tutto sommato di ottima conservazione, esatto, è vero, sì. Poi vabbè, c'è la storia di O.J. Simpson, quello compare anche su molti giornali italiani, e aveva un cancro da tanto tempo, quindi è morto a 76 anni. Non me lo ricordo, però nel 1994 forse qualcuno lo ricorderà, ci fu quell'inseguimento della polizia, e con 90 milioni di americani collegati al tempo alla diretta televisiva della polizia che lo rincorreva perché era scappato dalla scena del crimine dove erano stati trovati morti sua moglie e un amico di sua moglie. Poi, come sappiamo, al processo venne assolto, ma in realtà quel processo fece scuola, perché ancora adesso c'è il dubbio che sia stato assolto perché non si voleva condannare un afroamericano in un momento in cui c'erano molte tensioni razziali. Poi in realtà lui è sempre stato un grandissimo giocatore di football americano, uno dei più grandi, però poi dopo appunto l'assoluzione ha comunque avuto altri guai con la giustizia, ha anche scontato alcuni anni in galera, quindi forse insomma non è stato un eroe sportivo, poi non è più stato un eroe, e così sembra che quasi, devo dirti, quasi viene ricordato con foto più grandi nel Regno Unito e in Europa che non negli Stati Uniti. E va bene, Giulia. Dove? Cioè, guarda, l'ultima cosa che volevo dirti, sì, so che ne parli spesso anche tu, è questa la questione dei tassi di interesse. Tra l'altro, anche oggi in, sì, prima pagina sulle 24 ore c'è la foto di Christine Lagarde. Ecco, il fatto che negli Stati Uniti probabilmente non scendano perché l'inflazione resta alta, a questo punto crea naturalmente un problema per tutte le persone che hanno un mutuo, e questo è sulla prima pagina del Wall Street Journal. Mentre Financial Times, che peraltro invece dedica la fotonotizia a quella truffatrice che in Vietnam è stata ha rubato milioni e milioni di equivalente di euro, ma è stata condannata a morte, quindi lì esiste la pena di morte per questi reati finanziari. Accidenti. Un po' tipo schema Ponzi, insomma, ha veramente rubato tantissimi soldi, però condannata a morte. E però anche nel Regno Unito c'è un effetto tassi, perché anche la banca centrale inglese, che come sappiamo sceglie da sola, non dipende, esatto, probabilmente non abbasserà i tassi sempre perché l'inflazione non è scesa abbastanza, e naturalmente anche lì questo incide molto su tutte le persone che hanno debiti, e quindi anche sulla campagna elettorale del Partito Conservatore, che diciamo tradizionalmente punta sui temi economici, però in questo momento l'economia appunto non dà segnali positivi. Ti porto però in Germania, okay, perché lì non si spegne il dibattito. Scusa, intanto Sinner, sì, ha vinto il primo set, yes, con Rune, siamo così con un occhietto guardando anche Monte Carlo, scusami Giulia. Fortissimo. In Germania invece, ti porto in Germania perché, sì, continua la discussione anche molto accesa, non si spegne proprio, non si riesce a mettere un punto su questa questione dell'invio delle armi a Kiev. Tra l'altro ieri Zelensky di nuovo, e c'è sui giornali tedeschi e non solo, ha detto: se non ci aiutate, noi ormai con la contraerea non riusciamo più a contrastare la pioggia di missili che arriva dalla Russia. Ieri siamo riusciti a buttarne giù tra virgolette solo 57 su 82, gli altri sono andati a segno. Ma sentiamo appunto questo scambio di battute tra un esponente della CDU e un esponente della AfD, il partito di estrema destra tedesco. Sollte Deutschland mehr oder weniger Waffen an die Ukraine liefern, Herr Höcke? Das macht mich sprachlos und fassungslos. Und meine Großeltern haben mir noch erzählt, was Krieg ist. Wir brauchen keine Eskalation in diesem Krieg, sondern wir brauchen jetzt Deutschland als Friedensmacht. Deutschland muss seine Brückenfunktion zwischen Ost und West ausspielen, muss zu Friedensgesprächen einladen.
E l'intervistatore, il moderatore dice, allora mi risponda a questa semplice domanda: la Germania dovrebbe spedire più armi o meno armi all'Ucraina? E l'esponente dell'AfD dice anche delle cose di estremo buonsenso: noi dovremmo ricordarci, noi per primi tedeschi, che la guerra è una cosa orrenda, dovremmo fare da cerniera tra quella parte di Est Europa e l'Occidente, e però non risponde alla domanda, tant'è che viene più volte sollecitato, perché l'abbiamo detto tante volte, è vero, probabilmente mandare più armi prolungherà la guerra, però nessuno ha un'altra soluzione. Però insomma il dibattito si è concluso senza che l'esponente dell'AfD dicesse una parola chiara su la Germania deve o non deve aumentare la fornitura di armi all'Ucraina. E intanto insomma anche in Germania, naturalmente, tutto questo fa anche parte della campagna elettorale per le europee, dove sappiamo l'AfD, come Rassemblement National in Francia, punta ad avere a raddoppiare almeno i consensi appunto nel Parlamento europeo. Dove andiamo ora, Giulia? Ti porto l'ultima cosa che voglio dirti della Germania, perché sì, ieri l'abbiamo sentita la ministra degli interni Faeser, che anche lei si è un po' arrampicata sugli specchi sulla posizione sulla riforma dell'immigrazione varata dal Parlamento europeo. Sì. Adesso però si dice, è l'apertura del quotidiano Welt di Berlino, che voglia invece proporre una riforma per quanto riguarda le regole interne della Germania sul diritto d'asilo, che naturalmente anche da quel fronte sono arrivate tantissime critiche da parte delle opposizioni, in particolare dell'AfD. Ti porto però in Francia, perché invece in Francia Macron, come sempre succede, cioè in tempi economici difficili, comincia a avere sempre più frizioni con il suo ministro dell'economia Bruno Le Maire. Sentiamo. La réconciliation entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ces derniers jours. Le président reprochait aux locataires de Bercy d'être trop anxiogène sur l'état des comptes publics. E qui siamo sempre al punto dei conti pubblici, che qui in Italia siamo talmente abituati a queste cifre monster di debito e di percentuale di debito sul PIL e di deficit ogni anno, che quasi non fa più notizia. Non ci sconvolgiamo invece, più, no? Come abbiamo detto in Francia, insomma, che i dati sono quest'anno molto più, molto peggiori di quanto si pensasse. Si ne continua a discutere, e il ministro dell'economia, un po' come il nostro ministro Giorgetti, come tutti i ministri dell'economia, devono mediare, perché hanno ben presente più di altri cosa vorrebbe dire mollare su a un aumento di debito, di deficit, e quindi di debito per le generazioni future, per gli anni futuri. E dall'altra però invece chi governa, chi è a capo del governo, in questo caso Macron, presidente della Francia, ovviamente deve invece tener conto delle difficoltà che poi le persone hanno, e quindi scattano questo tipo di frizioni. Secondo molti commentatori si ricomporrà questa frizione, anche perché da qui a probabilmente l'estate si parlerà soprattutto di Olimpiadi, o magari Macron farà qualche altro viaggio internazionale. Insomma, purtroppo nel breve periodo c'è pochissimo da fare, bisognerà decidere se, come del resto succederà in Italia, se aumentare le tasse per cercare di tamponare questo deficit in crescita. Giulia Crivelli, grazie, è tutto per questa puntata, l'ultima della settimana, oggi con Carlo Salvatore in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ci risentiamo più tardi per gli aggiornamenti, intanto buon fine settimana.